dell'IPPO 2.0, la tematica riguardante l'apertura dell'ippopotamo. Ricordo sempre, ormai per dovere, che io mi affido al libro del maestro De Sanctis, Difesa Ippopotamo 2.0 e Semi-Ippopotamo, e che se qualcuno di voi vuole unirsi al gruppo che sta nascendo su chess.com, IPPO 2.0 è ben accetto, dove praticamente chi vuole imparare a giocare, cominciare a giocare questo tipo di apertura con il nero, può trovare degli aiuti o comunque anche la possibilità di confrontarsi con me o con altri che magari hanno iniziato a iscriversi in questo gruppo. Ci sono persone che sono bravissime, altre che sono scarse come me, quindi non fatevi problemi in base al vostro livello. Detto questo, oggi con questo streaming vado a toccare, diciamo, l'ultimo argomento riguardante i centri del bianco. Abbiamo visto quelli da due pedoni, da tre pedoni lato austriaco, attacco austriaco, e l'ultimo argomento da toccare sono i tre pedoni. Vediamo un po' se. Ah, vabbè, come ho detto, i tre pedoni centrali del bianco su E4, D4 e C4, e vediamo un po', questa cosa mi ha un po' spiazzato, no, stranissima questa cosa, vabbè, niente, ah sì, ok, perfetto, siamo perfetto, ok, quindi tre pedoni centrali lato donna e l'apertura non in G4 ma in B4. Tra l'altro poi nelle quattro partite che vedremo oggi ce ne sarà una dove il maestro aprirà con E6 e poi diciamo con B6, però farà vedere che questa apertura in E6 è un errore in quanto perde un tempo che poi si rivelerà importantissimo sulla partita, proprio perché il maestro dice che quando troviamo un bianco che decide di giocare questo tipo di centro con tutti annessi e connessi, quindi cavallo qua, eventualmente il pedone in F3 o in F4, questo in H4, comunque con un avversario di questo tipo, il nero non si può addormentare e cullare in difesa, altrimenti verrà schiacciato. Comunque vedremo poi la partita. Ciao Raver03, benvenuto. Non so se tu giochi a scacchi, presumo di sì, non so il tuo livello, sappi solo che io sono scarsissimo, non sono maestro, non sono nulla, sono un dilettante allo sbaraglio. Come ho già detto più volte, sono qua a fare questi video perché mi piace l'apertura dell'ippopotamo. Vabbè, perfetto, meglio così perché mi trovo più imbarazzato quando trovo invece quelli che sono 2000, perché potrebbero insegnare loro a me e ovviamente sarei molto imbarazzato nello spiegarlo. Niente, invece no, ti facevo vedere, ti dicevo che sto facendo questo streaming, in realtà quello che ti posso dire subito è che siccome uno streaming che io poi pubblico in una playlist su YouTube, cerco di evitare diciamo, l'interazione con gli utenti che vengono qua a salutarmi o a domandarmi delle cose, proprio perché poi andando su YouTube molti che guardano il video non gliene frega niente degli utenti che vengono a trovarmi, vogliono vedere un po' la partita, quindi diciamo che in questi casi limito molto l'interazione con coloro che vengono qui a vedere. Questo mi dispiace un po' perché invece io preferirei fare degli streaming con diciamo parlando molto, interagendo molto con chi viene a trovarmi. Comunque ti dico questo, quindi se vedi che non ti calcolo più di tanto, non è perché per superbia o chissà cosa, ma è perché sto registrando questo streaming per metterlo nella playlist. Se tu poi, non so se hai già sentito, forse no, io comunque su chess.com, se tu hai l'account, ho creato una specie di club di IPPO 2.0 dove tra le altre cose ho inserito anche il link di YouTube dove ci sono gli altri
al momento 23 video, perché questo è il 24esimo video. Quindi eventualmente, se ti dovesse interessare qualcosa riguardo a questa apertura, puoi anche trovarli tranquillamente passando, diciamo, da quel link. O altrimenti penso che su YouTube in qualche maniera dovresti riuscire a trovarlo. Tutto là. No, no, io guarda, sto facendo solo ed esclusivamente i video sull'apertura dell'ippopotamo, e perché in mano, cioè io non ho le conoscenze delle aperture. Io ho in mano questo libro che è Difesa Ippopotamo 2.0 e Semi-Ippopotamo, che è un'apertura un po' particolare, e quindi sto facendo tutti questi video leggendo questo libro, lo sto raccontando e lo sto facendo perché così spiegandolo imparo e memorizzo anch'io, mentre se io lo leggo e basta per conto mio, in realtà non mi perdo, praticamente mi perdo in mezzo ai meandri. Già mi perdo con il libro e con i video, figurati poi se vado lo faccio per conto mio. Quindi è un modo per, diciamo, raccontarlo, e raccontandolo, leggendolo, riesco anche, diciamo, a memorizzare, metabolizzare meglio questo tipo di apertura. Comunque, se vuoi, segui un attimino la cosa. Vabbè, poi se non ti interessa, grazie di tutto, voglio dire, non è obbligatorio fare questa apertura, però penso che se tu hai un elo, diciamo, così basso, secondo me, visto che devi imparare qualcosa magari per migliorare, secondo me tutto sommato non ti può dispiacere, perché io ho visto altri ragazzi che sono entrati per scherzo a vedere questi video, poi si sono incuriositi, sono venuti a vedere. Ovviamente le prime partite magari prendi delle batoste perché non sai come funziona. Però poi, un po' seguendo i video, un po' seguendo un po' lo studio, un po' concentrandosi un po' su quello che devono fare, adesso si sta trovando molto meglio. E vabbè, magari le partite le perdono lo stesso perché fanno di blunder magari nel medio gioco, nel finale. Cioè io ci sono un paio di utenti del gruppo che seguo le loro partite e delle volte stanno giocando veramente bene e poi magari mettono un preso un pezzo. Però ovviamente quello ci sta, siamo passati tutti da questa cosa. Però avere già un'apertura di base su cui poter ragionare, secondo me è una buona cosa, soprattutto perché col nero, io ad esempio l'ho utilizzata perché questa apertura mi permette di aprire indipendentemente se il bianco gioca E4 o D4. E già per me questa è una cosa molto importante, perché altrimenti avrei dovuto studiare tutte le difese contro E4 e tutte le difese contro D4. Invece questo tipo di apertura mi permette, diciamo, di ovviare a questa cosa, e ovviamente devi imparare in base a come gioca il bianco, anche a muoverti te, ovviamente non è così automatica. Però se tu hai la pazienza di seguire i video, comunque seguire un po' quello che è le partite dell'ippopotamo, comincerai a capire che il bianco può giocare un po' come vuole, e tu comunque in base a come gioca riesci ad adeguarti e a controbattere. Tutto qua. Niente, vado inizio con la lezione, che si fa abbastanza lunga, perché oggi devo far vedere 4 partite, e quindi diciamo che l'analisi si protrarrà per un po' di tempo. Quindi inizio con la prima partita, e la prima partita è questa qua. Ovviamente non è di nessuno, perché è il maestro che analizza questa serie di mosse. Quindi D4, B7, C4 e il fianchetto. Quindi vedete, già il bianco porta avanti due pedoni D4 C4, e il nero fianchetta sul lato di donna. Terza mossa, come sempre, cavallo in C3, che molto spesso viene fatto a questi livelli. E il nero comincia a spostare questo pedone, spinge in E6. E6 che cosa serve in questo caso? E qui lo spiega, perché su questo tipo di apertura, quei tre pedoni centrali del bianco, dal lato di donna, c'è questa mossa che è fondamentale. E qui in questa partita farà vedere che cosa serve questa mossa. Questa mossa esula da quello che è l'ippopotamo. Sapete che nell'ippopotamo normalmente questo alfiere
e viene messo in G7 per fare diciamo, il secondo fianchetto. Però in questo tipo di apertura del bianco il maestro dice che è una mossa strategica importante. Adesso farà vedere una partita dove il bianco non farà questa mossa, cioè nella partita successiva farà vedere che il bianco spingerà in A3 per evitare che il nero metta il suo alfiere su questa casa. Mentre in questa partita farà vedere che il bianco se ne frega di questa mossa e invece spinge in E4. Tanto l'ho già memorizzata, viene avanti. Ok, bravo. Allora, vedete che in questo caso il bianco porta avanti anche il suo terzo pedone e quindi fa il centro di donna, che è quello che stiamo analizzando in questa partita, in questo argomento. E lo fa prima di spingere in A3, proprio per evitare che l'alfiere Camposcuro vada a finire in questa casa e minacci, diciamo, inchiodi questo cavallo. Come dicevo, il nero muove là, quindi esce un po' da quello che è l'ippopotamo in generale, quindi questo è un semi-ippopotamo. Ok, B4, il bianco deve decidere se la minaccia è reale oppure no, alcuni occupano subito il centro, ok, perfetto, quindi E4, B4. Per adottare questa linea nel tuo repertorio devi approfondire i dettagli su un database. Ovviamente il maestro dice, ok, voi che studiate l'ippopotamo, e questa mossa è diciamo fuori dall'ippopotamo perché è un semi-ippopotamo ed è un altro tipo di apertura, ovviamente se decidete di fare questo tipo di mossa, vi dovete comunque poi concentrare in base a quello che muoverà il bianco su cosa fare dopo. Il bianco potrebbe anche spingere questo e obbligarvi a prendere, quindi dovete decidere se dovete prendere e quindi impedonare il bianco, quei due pedoni qua, oppure magari ritornare indietro con l'alfiere, cioè dovete capire poi voi, nel vostro stile di gioco, comunque quello che per voi preferite giocare. Dopodiché, una volta fatto B4, andiamo, invece il bianco sviluppa il suo alfiere campo chiaro a difesa di questo pedone, perché nel caso di cattura e cattura, questo pedone sarebbe in presa. Quindi porta fuori il suo alfiere campo chiaro a difesa di questo pedone. E il nero cosa fa? Fa F5. E il maestro dice che è una mossa chiave. Questa mossa chiave genera, ho visto, due tipi di reazioni da parte del bianco, anzi tre, perché una è quella della partita che andremo poi a vedere dopo, quindi diciamo che la mossa della partita è questa donna in E2. Ma la vedremo dopo perché è la partita, diciamo, che sta facendo vedere lui. Invece, andiamo a vedere le altre due tematiche legate a questa spinta in F5. Allora, ce n'è una più tranquilla, che è questa. Donna H3 con lo scacco, vedete? La risposta del nero è semplicemente G6 e la mossa migliore. Diciamo che il motore, la mossa migliore la dà come donna H3. Forse non so quanti giocatori di basso livello come me giocherebbero questa H3, anche perché avere una donna rinchiusa in questo angolino forse non dà molta fiducia. Quindi normalmente cosa fa? Si torna in 2, vediamo un po' se. Esatto, si ritorna in E2 e il nero sviluppa il suo cavallo in F6 e diciamo che qui poi la partita va avanti, infatti il maestro dice rientra in tematiche analoghe, cioè diciamo che questo tipo di struttura pedonale cui siamo arrivati adesso e la sistemazione diciamo, di pezzi sulla scacchiera sono comunque comuni già ad altre tipologie di aperture. Beh, qua vediamo che il motore in realtà porta fuori il
il suo alfiere Camposcuro sulla casa G5 per inchiodare, diciamo, il cavallo, e sempre lo stesso motore decide di mangiare questo cavallo con questo, e poi la partita va avanti. Vedete, fa il nero, decide di prendere poi questo con questo. Poi vabbè, c'è una serie di, che lo vedremo anche dopo, legati a questa cattura, c'è una serie di catture, non indifferenti. Comunque diciamo che questa è la risposta più tranquilla alla spinta F5. Cioè, portare fuori la donna, fare scacco, obbligare il nero a spostare questo pedone, ritornare indietro, sviluppare il cavallo, poi vabbè, abbiamo visto la partita avanti, è la più tranquilla. Invece, e qui voglio soffermarmi di più, perché invece questa variante è veramente pericolosa sia per il bianco che per il nero, perché secondo me, giocare questa variante, se ci si perde una mossa, secondo me si fa danni. Ed è questa: quando il bianco decide di catturare questo pedone, che cosa succede? Succede che l'alfiere da prenderci questo pedone, minacciando di prenderci questa torre. Sembrava un grosso blunder, infatti lo è anche, ma vediamo un po' com'è facile comunque rischiare di perdere il vantaggio. Se si gioca correttamente diciamo, c'è un vantaggio di 3 punti, ma in realtà se si sbaglia un attimo col nero diventano problemi. Perché vedete che il bianco esce fuori con la donna e scacco. Qui l'unica mossa giusta. Ed è questo che dicevo, che è molto pericoloso giocare questa variante, perché se la si sa giocare si esce fuori con 3 punti di vantaggio. Ma se si fanno, infatti l'ho messa anche nello schermo, queste due mosse di difesa si fanno dei danni. La mossa giusta ovviamente è quella di spostare il re su F8, anche a costo di rovinarsi, diciamo, l'arrocco, ma è la mossa migliore. Perché? Perché una mossa di questo tipo, che sembrerebbe anche magari spontanea, diciamo, vabbè, io minaccio la donna, vabbè, a un certo punto, vabbè che c'è il rischio, prendi e perdi la cosa. E già, questo è già di suo una cosa che non rischiosa, ma caso, diciamo, mettiamo il nostro G6, cattura, vedete, ovviamente non prende con questo perché perderebbe la torre. Cosa fa? Cavallo, dice, vabbè, io prendo il cavallo e ti minaccio la donna, quindi vedi che, e dopo mi riprendo anche questo pedone. In realtà invece come funziona? Il bianco spinge e qui ho fatto due opzioni. Dunque, la prima era che il cavallo si andava a prendere la donna, ma il bianco promuoveva mangiando la torre. A questo punto vedete che il nero interpone il suo alfiere, Camposcuro, il bianco si va a mangiare un pedone e qui era una. Poi addirittura poi andava avanti che la donna tentava di fare il cambio, portandola qui e creando lo spazio magari per il re per spostarsi. In realtà nel frattempo la donna avversaria si andava a prendere anche questo cavallo, quindi con lo scacco. Quindi vedete che già la prima versione, cioè che il cavallo che si va a prendere la donna, in realtà non è stata una bella idea, anche perché poi il bianco se l'è rifatta prendendosi la torre avversaria, nonché pedone e poi successivamente anche cavallo. Quindi prima versione non va bene. E aspetta, torniamo qua. Allora, qui siamo arrivati qua. Questa, prendi. Ok, sì, questa che l'abbiamo avanti, perfetto. Poi la seconda versione, la seconda possibilità è quella di spingere il proprio re in, anziché F8, in E7. Ma quest'altra mossa genera un'altra serie di inconvenienti. Prima cosa, scacco della donna. Allora il re ritorna indietro. Ovviamente non fa così e così, perché si fa una patta che in questo caso il bianco non avrebbe neanche senso fare. Perché una volta tornato indietro, cosa fa? La donna si va a prendere l'alfiere e minaccia questa torre. E qui vi faccio vedere un po' un'altra cosa molto interessante che ho scoperto
cercando di sviluppare. Vabbè, intanto vado avanti con questa. Ovviamente il nero sviluppa il cavallo per tagliare, diciamo, la diagonale. Il bianco si prende questo pedone. La donna si interpone alla corsa del pedone e, tra l'altro, evita anche la cattura di questo pedone perché c'è lo scacco di scoperta. Il bianco, per evitare questo problema, sviluppa il suo cavallo e il nero sposta la sua torre in B8 e poi mi sa che qua abbiamo finito questa variante che comunque, vedete, trova il bianco decisamente in vantaggio. Quindi anche la storia di spostare il re in E7 è deleteria. Magari qualcuno avrebbe anche pensato di venire qui, rischiare qua. Io ho seguito un attimino le mosse migliori per il computer sono quelle di riprendersi del fiere e minacciare. Ma c'era, vediamo un po', dovrei trovarla adesso. Una situazione, questa è quella che ho fatto vedere per... Ah no, forse no, questa, vediamo un po', questa qui prende. Riprende, no, questa è la partita normale. Scusa, mi sto incartando con tutte queste nicchie. Mi sto incartando adesso. Dunque, eravamo arrivati a R8 che era quella giusta. Ok, qui la partita normale, no, forse più avanti. Vabbè, avevo trovato una mossa come incredibile. Ok, torniamo alla partita normale, quindi il re si sposta in F8, perché diciamo che questa versione invece è quella che va bene al nero. Quindi le due versioni che ho fatto vedere adesso, quindi la spinta in G6 e la spinta del re in E7, sono versioni deleterie per il nero, quindi sono da evitare decisamente. Invece la partita va avanti così, quindi il nero... Il bianco prende il pedone centrale, il nero lo riprende, io cosa ho fatto? Ho indicato qualche sviluppo dei pezzi, sì, sono le mosse possibili, ah sì, queste sono, mi sa che sono le mosse possibili successivamente, però andiamo avanti, sviluppo del cavallo, presa del nero sulla torre, che era un po' il motivo di tutto questo panico, cioè non era tanto il pedone regalato quanto proprio la torre. Vedete che ecco, forse quando andavo avanti, il bianco cosa fa? Fa una mossa che tante volte mi è caduta quando magari con l'alfiere prendevo una torre, cioè sposta il proprio pedone sulla diagonale in modo da incastrare questo alfiere. E quindi è vero che l'alfiere si è preso la torre, ma tante volte, se non c'è la torre dall'altra parte che lo prende, un altro pezzo che lo prende, rischia di rimanere incastrato grazie a un pedone che si interpone sulla strada di ritorno, diciamo. In questo caso è difeso dalla donna. Difeso dalla donna. Quindi in realtà in questo momento questo alfiere è incastrato, però vediamo un po' come va avanti la partita. Vedete che il nero sviluppa il suo cavallo minacciando la donna, quindi la fa spostare. Donna va in H3 che difende ancora questo pedone in modo che l'alfiere non possa venire fuori da questa casa. E nel frattempo l'altra cosa che avevo visto è che minacciava anche questo pedone, esatto. C'erano due cose là. Il nero, diciamo, se ne frega di questo pedone e sviluppa l'altro cavallo. Vedete che qui non ho approfondito, sì o no? Ho visto che la donna comunque non ha preso perché comunque avrebbe perso questo, quindi in realtà sarebbe stato uno scambio alla pari, quindi non aveva interesse andare a prendersi questo. Ora il nero spinge.
vediamo un po' dov'è la variante. C'è una variante. No, non c'è quella variante. Quindi spinta in D5 perché poi qui ho avanti la partita del maestro. Esatto, questa è la partita del maestro. La spinta in D5 che è una specie di forchetta. Vedete che in questo caso io anch'io non avevo capito, pensavo che prendesse con il pedone, ma prendere col pedone in realtà è molto peggio che prendere con l'alfiere. Quindi prende con l'alfiere, ricattura col cavallo, chiude, quindi diciamo che trova questo bel centro. Ma vedete che nonostante ciò il vantaggio è ancora del nero. Vedete che il nero poi ovviamente questo attacca, questo pedone attacca questo cavallo, trova rifugio in questa casa. Arrocco lungo, ecco adesso il problema è che questo alfiere adesso è sotto attacco ed è praticamente perso. Però la mossa che abbiamo visto, quella di portare il cavallo in questa casa, è quella che serve all'alfiere per potersi riparare in questa casa, altrimenti la donna l'avrebbe preso. A questo punto vedete che il bianco comunque punta nuovamente all'alfiere, perché in caso di cattura, ricattura, comunque il bianco guadagnerebbe un punto, cioè due pezzi leggeri per una qualità, ma il nero sposta il suo re. Vedete che, per esempio, un'altra cosa che io a basso livello, un errore che faccio, quello di in questo caso spostare il mio re dietro un pedone anche a costo di chiudere dentro una torre. In realtà il computer, o comunque la partita stessa, prevede che io lasci libera questa casa per la torre anche a costo di lasciare il mio re, diciamo, senza difese, perché fondamentalmente qui è proprio un re indifeso. Questo è già una cosa abbastanza, che per me è già abbastanza strana, perché mosse di questo tipo, già vabbè, per fortuna ci sarebbe questo o questo. Comunque, già vedere un re messo là in mezzo alla mercé di tutti non è che mi piaccia. Però la mossa giusta è questa. Il bianco cattura l'alfiere, il cavallo, che okay, questo era una cosa scontata a questo punto. Ora vedete che il bianco e il nero propone il cambio delle donne. Il bianco non ci sta, interpone il suo alfiere per minacciare questo pedone. Il nero porta fuori la sua torre. Ecco cosa serviva il fatto di lasciare la torre, il re messo qua in so da solo. Era comunque il fatto di poter riutilizzare questa torre. Scacco, e qui vedete che il nero propone ancora il cambio delle donne. A questo punto il bianco lo accetta e la partita poi va avanti. Probabilmente sarà la cattura di questo pezzo, però vede che nonostante tutto il nero è ancora teorico, anche se sinceramente il bianco ha tre pezzi leggeri, di cui magari uno verrà tolto alla pari con questo, ma o con questo no, perché con questo ok. E ha un bel centro e comunque contro le due qualità del nero, quindi in teoria il nero è in vantaggio, ma secondo me è in vantaggio su livelli di chi sa giocare a scacchi, perché secondo me a bassi livelli non sono convinto che uno riesca a portare a casa la partita, se non è proprio qualche errore sicuro salta fuori. Vabbè, però questo diciamo che è una cosa tra noi scarsi che facciamo queste cose. Però diciamo che tra maestri o comunque persone che sanno giocare, questo vantaggio dovrebbe essere sufficiente per vincere la partita. Ma tutta questa cosa l'avevamo vista perché il bianco aveva deciso di catturare. Quindi
tutta questa serie di combinazioni di cose pericolose, al limite, diciamo, a rischio, sono state date tutte dalla semplice cattura di questo pedone. Se il bianco non fa questa cattura, tutto quello che abbiamo visto lo possiamo resettare. E andiamo nel testo invece dove il bianco ha non portato la donna qui per poi riportarla indietro, ma l'ha tranquillamente lasciata qui, non ha nemmeno catturato questo pezzo. E quindi la partita è proseguita in questa maniera, cioè il nero ha sviluppato il suo cavallo in F6 e il bianco portato il suo pedone in F3 costruendo questo tipo di struttura pedonale che è ancora abbastanza pericolosa, nonostante vedete che il motore già comunque veda già una parità se non un leggero vantaggio del bianco. Diciamo che la pericolosità di questa struttura pedonale con i pezzi messi forse in ritardo perché non è stato sviluppato questo cavallo non è qui, c'è la donna, quindi probabilmente il fatto di avere i pezzi non ancora sviluppati non depone a favore del bianco, altrimenti una struttura di questo tipo, come vedremo poi in una partita successiva, è molto potente per quanto riguarda il bianco, anzi non è nemmeno auspicabile. Quindi siamo arrivati a questo punto, vediamo un po', il nero sviluppa il suo cavallo. E la partita, dunque siamo all'ottava mossa, siamo qua. Porta fuori l'altro alfiere, ecco qui c'è la cattura di questo pedone sul pedone F sul pedone E. Il bianco risponde con la cattura, c'era la possibilità anche anziché catturare di spingere direttamente il pedone che addirittura sembrerebbe in presa, no, sembrerebbe in presa, vedete? Questo è interessante perché vabbè, il maestro dice dopo la spinta automaticamente questo si sposta in F2 qua e il nero spinge in E5 con diciamo, poi tutte le conseguenze del caso, eventualmente questa spinta. Ci sono comunque da studiarci sopra, comunque non è proprio finita, però diciamo che qui rientriamo già nel medio gioco, diciamo che l'apertura diciamo, è stata fatta, quindi entriamo nel medio gioco perché qui vedi che il bianco potrebbe prendere, potrebbe spingere, potrebbe, come dice, allora, il computer suggerisce la spinta con cattura e ricattura, cioè, oppure potrebbe anche fare arrocco lungo. O addirittura mangiare, quindi vedete che ci sono già tre opzioni fattibili che comunque hanno tre risposte diverse, quindi comunque sono da studiare questo tipo di strutture e centri arrivati a questo punto. Però io voglio seguire un attimino quello che è il libro, quindi in questo caso abbiamo preso la cattura, la ricattura col pedone, ad esempio questo, no, questa è la variante del libro, sì, la variante del libro, perfetto. Spinta in E5, fin qua ci siamo, e lui mette una nota dicendo che la spinta in E5, dice il fatto che questa cosa sia giocata anche dai grandi maestri ci infonde sicurezza. Ecco, diciamo che lui è un maestro, ma si basa sul fatto che magari nel database ha trovato anche questa mossa fatta dai grandi maestri, quindi dice che è giusta, anche se sinceramente vista così potrebbe sembrare una debolezza, un qualcosa di strano. In realtà invece una cattura di questo tipo non sarebbe comunque auspicabile perché col cavallo poi venuto qua minaccia questo alfiere e ci sono già delle conseguenze anche per il bianco. Dopo questa mossa vedete che infatti il bianco spinge facendo questo tipo di centro e questo cavallo che è minacciato in realtà non fa altro che andare nella casa D4 supportato da questa
e vediamo che qui il nero decide, scusa, il bianco decide di catturare, e la cosa bella è che effettivamente per uno scarso, diciamo uno del mio livello, fare una cosa del genere, dici scusa, ma tu, è vero, tu hai preso il pezzo e va bene, sei stato bravo, però non ti sei accorto che questo te lo riprende e ti minaccia questo cavallo che è inchiodato? Giustamente dici, cazzo, hai perso questo cavallo. Allora, quelli bravi cosa fanno? È vero, io perdo questo pezzo, ma intanto cosa faccio? Spingo il mio pedone qui e soprattutto spingendolo minaccio questo cavallo. E ho anche uno scacco di scoperta. Quindi vedete che se è vero che da una parte c'è un cavallo che ormai è perso, è anche vero che dall'altra parte il bianco reagisce spingendo il suo pedone, minacciando l'altro cavallo e soprattutto lo fa con uno scacco di scoperta. Infatti il nero è la mossa migliore, tra l'altro è proprio la mossa migliore unica perché qualsiasi altra mossa sarebbe sbagliata, comunque sbagliata, portare in parità di nuovo la partita. La mossa unica e giusta è proprio l'arrocco, cioè togliere il re da questo, da questa casa, da questa inchiodatura. Anche qui, che tanto se, vedete, dovesse catturare, forse l'ho anche provata perché ero curioso di vedere in questo caso. Ok, se cattura, la donna riprende, arrocco lungo, ricatturo questo, ok, sposta, prende, vabbè, poi la partita va avanti, non sono andato avanti, però ero curioso di vedere dopo l'arrocco e la perdita, diciamo la cattura del mio cavallo, come sarebbe andata. In realtà io mi riprendo il pedone, quindi ok, e poi mi riprendo anche questo cavallo, perché ovviamente finché il bianco non arrocca, questo comunque è inchiodato. L'altra alternativa, vediamo un po' dov'era. Era, dunque, prima di questa che cosa c'era? Ah sì, diciamo che dopo l'arrocco c'era anche quest'altra alternativa, non tanto quella di prendere il cavallo, ma spingere in a 3, che costringeva questo alfiere a prendere una decisione. E la decisione era addirittura questa, che io quando l'ho vista ho detto, ma scusa, ma com'è possibile che io sposto il mio alfiere da qui per metterlo qui e metterlo in presa di sto pedone? Ma ovviamente ho visto addirittura che nemmeno, cioè quando ho pensato di aver sbagliato a leggere la mossa sul libro, in realtà no, perché addirittura non è nemmeno contemplata nelle mosse del motore quella di questa cattura. Tra l'altro non sembra neanche sbagliata, sinceramente, però questa cattura non è proprio contemplata, cioè perché aspetta, no, qua c'è un errore, perché io qua ho sbagliato, perché prima c'è questa, aspetta, prima c'è questa e addirittura mosse di questo tipo, poi che minaccia una donna prende. Ah, e poi si fa arrocco lungo. Però questo potrebbe. Vabbè, qui non prende, c'è un B5, vabbè, poi la partita dovremmo andare avanti a studiarla. Però, per esempio, ecco, questa mossa di portare questo alfiere su questa casa mi ha lasciato veramente interdetto, perché poteva anche metterla qui. È vero, se poi questo veniva giù così lo rispostava, però. Tutto mi aspettavo, ma non che lo mettesse qui. In realtà lo stesso computer addirittura, dov'è che era? Ho visto che preferiva prendere questo cavallo anziché prendere l'alfiere. Ma qui è quella che avevo fatto io, perfetto, sì, ok, mentre lui prende il cavallo, riprende l'altro cavallo. E poi vedete che non si va avanti a mangiare, ma il bianco sposta la donna perché in un'ipotesi come questa,
In teoria basterebbe una semplice mossa in D8 per inchiodare questa donna e perdere la donna. Quindi ovviamente il bianco non fa questa cattura, ma sposta la donna. A quel punto il nero invece prende il pedone, la donna se lo riprende, e addirittura qui non prende nemmeno questo, perché ovviamente farebbe un cambio di donna e fa lo scacco. Quindi diciamo che toglie, no, non toglie l'arrocco, perché la donna si interpone. Vede che però non fa il cambio di donne, la porta qua, ok, e vabbè, poi la partita qua va avanti. Comunque il vantaggio del nero è abbastanza evidente. Questa, ok, perfetto. Quindi diciamo che per quanto riguarda questa prima apertura, prima situazione che il maestro ci illustra, e ricordiamo sempre che la lezione non è poi il medio gioco, che io comunque delle volte approfondisco anche per curiosità, perché comunque è bello vedere i maestri che comunque giocano il medio gioco e qualcosa si impara, visto che alcune mosse sinceramente sono fuori dalla mia logica e portata. Invece, tornando alla lezione di oggi, diciamo che il primo argomento del maestro è quello che, una volta fatto questo centro di tre pedoni, quindi che il bianco decide di spingere questo pedone anziché fare a 3 per evitare che l'alfiere vada in b4, abbiamo visto come va affrontata. Quindi b4, sviluppo, f5, mossa importantissima, che abbiamo visto da adito a tre tipi di risposta: una tranquillissima, quella della partita con la donna qui; la seconda semi tranquilla, donna in h5 spinta per poi tornare indietro e sviluppo del cavallo qua; la terza, la più micidiale, che l'abbiamo vista, quella della cattura del pedone, che genera tutta una serie di situazioni che in teoria vanno bene al nero, ma sempre con la precisazione che il nero deve essere bravo a giocare, perché avete visto che basta sbagliare una mossa o due e si arriva a perdere materiale, o se non addirittura perdere la partita subito. E questa, diciamo, che è la prima analisi che fa il maestro su questo tipo di centro. La seconda analisi è molto simile, ma con la spinta del pedone in A3. E ora vediamo. Quindi 4 di 6, cavallo, ok. Qui siamo nella situazione di prima, uguale identica, ma questa volta il nero gioca questa spinta in A3, che è vero che fa in modo che il nero non possa mettere il suo alfiere qui, ma in realtà il maestro dice che questa mossa fa perdere un tempo al bianco. E dice che questo tempo, dice, ora il nero è maggiormente giustificato nell'adozione di altre difese con un tempo extra, fra cui l'ippopotamo. Vedete? Quindi ci ha fatto vedere che se il bianco non vuole perdere questo tempo, ma vuole spingere subito, ha un'apertura, una serie di conseguenze. Se invece non vuole questo fastidioso alfiere qua, che gli porta via poi questo cavallo, quindi spinge in A3, automaticamente questo è un tempo perso che può servire al nero per sviluppare i suoi pezzi maggiormente. Quindi dopo A3 c'è G6, quindi si apre il secondo fianchetto. Vabbè, lui dice che non è obbligatorio, diciamo, in questo caso lui analizza G6, in realtà si possono fare anche subito F5, quindi una struttura di questo tipo, oppure cavallo F6, vabbè, lo sviluppo del cavallo, oppure addirittura proprio D5, una cosa del genere, in modo da andare già a minare questo pedone ed eventualmente questo pedone quando verrà spinto. Quindi ci sono altre possibilità. In questo caso lui, più fedele, diciamo, all'ippopotamo, sceglie di fianchettare anche sul lato di re. Quindi dopo G6, vede che il bianco questa volta spinge ancora in E4, dopo aver però fatto
la mossa N3, quindi molto simile a prima ma senza questa mossa. Il nero, ovviamente, non potendo mettere il proprio alfiere qui, fianchetta, lo mette qua nella posizione naturale anche dell'ippopotamo. Allora, vediamo un po' qui. G6, perché F3. Allora, ok, qui lui analizza come linea principale il cavallo in F3. Ovviamente, come abbiamo visto in tutti i video che abbiamo fatto, se il bianco decide di mettere in F3, non ha intenzione comunque subito di portare anche il quarto pedone qui. Però lui a questo punto analizza anche quel tipo di apertura, perché si può trovare anche un avversario che decide invece di sparare addosso ben quattro pedoni centrali. A quel punto la risposta del nero è quella di spingere in D6, quindi, per poi preparare, che è propedeutica. Questi due pedoni centrali sono propedeutici alla spinta o in C5 o in F5. Questa, la loro funzione è questa, quella di sostenere poi la spinta in queste due case chiave dell'ippopotamo, fondamentalmente. Che il bianco sviluppa il suo cavallo dopo aver spinto il pedone. Il nero, vediamo se da qualche no, non dice nulla di particolare, quindi fa vedere solo le mosse senza, diciamo, dire qualcosa di particolare, anche perché, diciamo, è uno sviluppo classico sia del bianco che anche dell'ippopotamo. La 6 lo sappiamo, la batteria, perfetto. Ecco, questa mossa è un po' fuori ippopotamo, giusto? Sì, cos'è la decima mossa? GF6, sì, ok. Sapete che normalmente nell'ippopotamo questo cavallo va sviluppato qui. In questo caso invece viene sviluppato anche perché probabilmente la sua funzione è quella di attaccare questo pedone che è difeso da questo e quindi costringere probabilmente il bianco a sviluppare il D3, che penso sia la prossima mossa. Infatti, perfetto. Ed eccola qua la C5, la mossa che è quella che, diciamo, comincia a sbaragliare il campo e a rompere il fronte di questi pedoni centrali, l'onda dei pedoni centrali. Questa C5, vediamo che il motore addirittura non se ne cura nemmeno, decide solo di fare H3 o di arroccare o di spingere addirittura D5. Invece nel testo, diciamo, il maestro dopo C5 decide di spingere in D5, ok, mi sa che ce l'abbiamo anche segnata. Ovviamente qui non si chiude, a sto punto no, si cattura. Il bianco ha due opzioni: ricatturare o con C o con D. L'opzione A è questa, diciamo che è la struttura di Benoni, come dice lui, si rientra in una forma di accettabile di Benoni. O addirittura, se cattura invece con pedone C, la mossa giusta è la spinta in B5 ed eventualmente poi spingere questo pedone qua. E questa è la difesa su F4, su questi quattro pedoni. Diciamo che se il vostro avversario in questa situazione vi spara i quattro pedoni, avete visto che le mosse migliori sono D6, sviluppo del cavallo qua per difendere queste due case, A6 per togliere questa casa al cavallo, portare il secondo cavallo che, a differenza del solito che va qua, viene portato qua per attaccare questo pedone che viene difeso dall'altro, e a quel punto C5 presa, non si spinge, si cattura e si fa praticamente un buco, si apre la colonna E. Abbiamo visto anche un video sull'apertura della colonna E, quindi comunque si rompe il fronte dei pedoni centrali, si comincia ad avere una struttura diversa dalla
diciamo, dall'orda dei pedoni bianchi. Qui torniamo indietro invece alla nostra partita, quindi abbiamo visto tutto ciò per questa spinta in F4 che non c'è stata, ma c'è stato lo sviluppo del cavallo in F3. Vedete che in questo caso il nero invece sviluppa il suo cavallo nella casa naturale dell'ippopotamo. Bianco sviluppa l'e6, diciamo posto, classico, classico. Questo, diciamo che questa formazione ormai l'abbiamo imparata a conoscere sia nel bianco che nel nero, sulle partite che stiamo analizzando. Diciamo che questa è la classica struttura di quelli che sanno giocare. Ovviamente, come ho detto più di una volta, anche gli amici che magari ci seguono, che a basso livello è magari difficile arrivare a queste posizioni perché trovi sempre quello che ti spinge i pedoni addosso o sviluppa in maniera strana e quindi. Come dicevo più di una volta, noi poveri umani che giochiamo a livello basso dobbiamo anche abituarci a giocare in maniera diversa che dal libro, però è importante sapere, andando su di livello, che nel libro poi si gioca in questa maniera, insomma, quando trovi uno un po' più bravo, sapere, come giocare è già una buona cosa, poi eventualmente si prenderanno delle contromisure con quelli più scarsi, ma se sono più scarsi probabilmente saranno più soggetti anche a fare degli errori. La partita avanti così, ok, ma qui forse l'abbiamo anche vista, no, ok, arrocco, ok, qui praticamente siamo all'ippopotamo completo. Vedete che in questo caso abbiamo trovato un avversario, comunque il bianco, anziché giocare la classica H3 o H4, spara anche il pedone B, quindi un fronte di 4 pedoni sull'ala di donna. A questo punto, qui, ecco per l'amico che si insomma, Raver, che non so se ancora che sta ancora guardando, comunque questa del nero è la struttura base dell'ippopotamo. Dopo 10 mosse, normalmente l'ippopotamo completo è fatto in questa maniera. Quindi se mi stai seguendo, che è la prima volta che la vedi, questa è diciamo, la struttura base, se si riesce a fare. Come sempre, non tutte le partite riesci a farlo perché in base a come gioca il bianco devi anche saperlo adattare. Comunque questa è la struttura base dell'ippopotamo. Sulla sparata in B4 la risposta migliore è sempre la solita C7-C5 a cui il nero risponde catturando, catturo. E qui vedete che un'eventuale ricattura non è nemmeno contemplata perché ovviamente in questo caso sarà il cavallo a prendere e minacciare questo alfiere. Oppure addirittura poi c'è la presa con questo alfiere, ripresa col pedone, scambio di donne, vabbè, la partita poi va avanti, però in realtà la cattura di questo pedone in realtà non è contemplata per il motore come mossa migliore. Vabbè, in partita è stata fatta D5. Ecco, in questo caso invece, mentre prima avevamo visto che c'era stato lo scambio dei pezzi, in questo caso, siccome il bianco è sviluppato diversamente, addirittura si tende a chiudere il centro. E vedete che comunque nel motore mette tutte altre mosse, che però sarebbero da studiare, però in questo caso invece la partita che lui ci ha fatto vedere è la chiusura del centro, come abbiamo visto già in altre partite. Ovviamente, ecco, questa è un'altra mossa, dove mi sono trovato io anche in una partita che forse ho messo anche nel forum come è una delle più grandi cavolate che ho fatto, cioè avevo il mio avversario che aveva questa torre su questa colonna. Ovviamente, qui c'erano dei pedoni, qui mi ricordo c'era un pedone, e il mio avversario, ma che poi tra l'altro il mio avversario è no war, che è nel gruppo con me, quindi in realtà giocavamo per divertimento. Nessuno dei due, io non mi accorgevo che c'avevo questo alfiere in presa perché comunque c'erano i pedoni in mezzo. Lui non si accorgeva che mangiando questo pedone in realtà si liberava la strada. Quindi siamo andati almeno avanti 3 mosse senza accorgerci l'un l'altro che io avevo l'alfiere in presa e lui avrebbe potuto mangiarmi l'alfiere.
questo caso ovviamente la mossa suggerita dal computer ovviamente, è spostare questo alfiere su questa casa che comunque controlla addirittura anche questa diavolale. Cavallo C1, donna A5, ecco, la donna esce per cominciare a fare una specie di contrattacco perché ovviamente qua siamo schiacciati. Cavallo C2 e F5 qui. Ecco, diciamo che qui si ritorna alla vecchia indiana, cioè comunque qui come abbiamo visto già in altri video, quando abbiamo questo tipo di centro, questo tipo, diciamo togliendo questi due che in realtà in altri video mancano, comunque sono già elisi tra di loro, comunque quando abbiamo questo tipo di centro, diciamo un'est indiana, allora poi il nero deve cominciare a lavorare sulla carica dei pedoni, dei pezzi da parte diciamo sull'arrocco del bianco. Questa quindi era, diciamo, la partita che il maestro ci ha illustrato. Sempre con il centro esteso di donna, però dopo la mossa E6. E ovviamente qui lui ha portato diciamo all'estremo l'ippopotamo, cioè l'ha fatto tutto. Ovviamente magari lui dice ci sono si dice oggettivamente il nero è finito nella vecchia indiana, ma è riuscito a tenere il controgioco. Dice inoltre devi sempre considerare la qualità di gioco realistica al tuo livello. Vabbè, in questo caso la partita andata avanti era fatta in 58 mosse, erano comunque due giocatori che avevano un elo intorno al 2000. E soprattutto questa, se non sbaglio, dice che questo tipo di impianto del bianco, che vabbè qua poi ha sparato, ok, dice una delucidazione, questo è l'ideale offensivo del bianco se tu giochi l'ippopotamo in automatico senza fargli sprecare dei tempi. Ecco il discorso che dicevo prima, cioè se uno gioca in automatico l'ippopotamo senza guardare cosa fa l'altro, in realtà il bianco, questo è uno dei setup dove si trova meglio fondamentalmente. Vabbè, poi diciamo che forse non l'ha giocato al meglio, però vedete che il vantaggio dopo queste mosse comunque è abbastanza, un punto e mezzo quasi, quindi diciamo che non è proprio un setup buono per il nero, comunque c'ha un po' di problemi, quindi diciamo che forse sono anche da ottimizzare alcune mosse che invece qui lui ha fatto vedere in maniera automatica per fare vedere diciamo, l'ippopotamo completo, ma probabilmente con questo tipo di centro vanno comunque giocati i semi-ippopotami. Adesso fa vedere invece una partita dove anziché iniziare con B6 ha iniziato con E6 e dice subito che E6 è una mossa difettosa ai fini dell'ippopotamo perché arriva in ritardo a premere sulla casa E4 e vediamo un po', infatti questa partita un po' deleteria, quindi diciamo che questa mossa iniziale è comunque sbagliata. Vediamo un po' la portiamo avanti, dunque poi già c'hai tre pedoni qua, è vero che noi abbiamo questo e questo come anche in una precedente occasione però. Vediamo un po' come viene fuori questo, ok, secondo fianchetto, perfetto, questo ci sta. Vediamo un po' dove era il problema. Ecco, già il problema è questo, diceva che perché in realtà dice che fino a questo punto il problema del nero è che sta impostando l'ippopotamo senza aver costretto il bianco a spendere un tempo con la mossa A3, cioè in realtà fa vedere che questo centro è stato costruito senza che il nero abbia perso un tempo, come nella partita di prima, facendo A3. In realtà il nero avrebbe dovuto prima di fare questa mossa
minacciare, rientrare nell'apertura che abbiamo visto prima, che diciamo che forse è la migliore per quanto riguarda l'ippopotamo. Dal momento in cui lui decide di fiancheggiare, al bianco non serve più fare questa spinta per evitare che l'alfiere vada qua, perché altrimenti avrebbe spinto questo pedone per niente. Quindi, diciamo, si è risparmiato questa spinta ed ha guadagnato un tempo. Ed è quello che, diciamo, mette in evidenza il maestro. Vediamo un po' poi. Dice: ricorda che contro il centro di tre pedoni è con il semi-ippo che estorci i concissioni del bianco. Se non lo fai, stai peggio. Ed è che lui lo dice chiaramente: contro questo tipo di centro del bianco, giocare l'ippopotamo non è il semplice ippopotamo non è la cosa migliore. Devi giocare un semi-ippopotamo, cioè devi fare delle mosse che obblighino il bianco a giocare delle mosse che altrimenti che non sono di sviluppo, ma sono contromosse a sua volta, quindi giocare la partita vera e propria. Se invece tu vai avanti a costruire l'ippopotamo per conto tuo e lui va avanti con il suo setup, alla fine delle 10 mosse, 11 mosse, il bianco è sempre messo meglio, perché cominciando per primo e guadagnando molto spazio, perché comunque lui i suoi pedoni li spinge in quarta traversa, mentre l'ippopotamo tendenzialmente oltre la sesta non va all'inizio, comunque è un guadagno di tempi e di spazi che alla fine incidono sulla partita. Poi abbiamo visto comunque E3. Abbiamo visto 3, G7, ok, H6. Ecco, un altro esempio. Qui dice che questa mossa, questo H6, in realtà, che è propria dell'ippopotamo, in realtà dice non è la mossa più utile in questo momento. La migliore sarebbe stata D6, perché ovviamente è il centro è minacciato da questi tre pedoni, mentre noi con il nero abbiamo un solo pedone centrale e gli altri sono tutti arretrati. Quindi questa mossa in realtà, che normalmente si fa quando è vero, c'è questa batteria, c'è la batteria della donna e alfiere che punta qua, lo si fa per sfianchettare, ma in questo caso non c'era assolutamente bisogno, perché tanto non diciamo il bianco avesse portato anche il suo alfiere qua, in realtà o sarebbe stato catturato con poi la donna, però in realtà non era necessario fare questa spinta. Dice che la migliore sarebbe stata fare questa e poi magari fare più avanti questa. Aspetta, dove siamo arrivati qua? Poi andiamo avanti. Di H6, abbiamo detto, il bianco spinge H4, D6 adesso la fa, perfetto. D3, quindi porta fuori il suo alfiere Campochiaro, cavallo D7, che ci sta, cavallo G2, ecco qua, questa è un'altra mossa che diciamo fa pensare che il bianco decida di spingere questo pedone, che è un'altra mossa classica che si fa contro l'ippopotamo. Dice: il bianco è stato lasciato libero di sviluppare il cavallo di re in E2 anziché in F3. Sapete che infatti anche dagli altri video sappiamo che per il nero è molto meglio che il bianco sviluppi il suo cavallo qui, in modo che questo pedone non possa venire avanti. Dice: il bianco è stato lasciato lì, ok, ma proseguiamo come se nulla fosse. Quindi già lui mette comunque sta cominciando a dire che comunque non è la migliore apertura che si potesse fare, anche se sulla carta al momento è vero, abbiamo un punto di svantaggio. Vediamo un po' come va avanti. E7, quindi si va avanti con l'ippopotamo, mossa là. Il bianco sposta questo pedone, no scusa, questo alfiere in C2. Questa qua mossa, ecco, una cosa che boh, non so, vorrei capirla. Comunque il nero va avanti con questo e quindi diciamo ha completato l'ippopotamo, ok? E dopo 10 mosse ancora una volta l'ippopotamo sta completato e il bianco spinge in F3. Esatto. Quindi ecco, dice che questa posizione illustra una struttura di pedoni anti-ippo suggerita in vari siti e libri, dove
Il mio commento è che è stata raggiunta con la collaborazione da parte del nero. La lotta è quasi accettabile, ma è difficile trovare reazioni attive. Quindi, tornando anche col pensiero alla partita di prima, quando evidenziavo che questo tipo di struttura era ottima per quanto riguarda il bianco contro l'ippopotamo, il maestro ci dà questa nota dicendo che comunque sono le posizioni che sui libri vengono pubblicate per confutare, diciamo, l'ippopotamo. Allora, vediamo un po' lui cosa ci dice, e ci dice che la mossa che lui analizza per prima è donna C8, che poi andremo a vedere, ma come secondarie mette C6, dunque C6, eccola qua, C6 A4, donna D7, B3, vedete che il bianco sta tirando su tutti i suoi pedoni. Il nero continua a cincischiare con i suoi pezzi, altra spinta, quindi altro pedone alla carica, questa onda di 8 pedoni che stanno arrivando addosso. Vedete che qua manca solo questa spinta qua per avere il super ippopotamo, quindi diciamo che siamo arrivati quasi alla guerra degli eserciti. Finalmente il bianco spinge in C5. D5 chiude, vede che è tutta una chiusura, però questo tipo di chiusura in realtà non giova assolutamente al nero. Vedete che anche lo stesso motore porta 2 punti di vantaggio per quanto riguarda il bianco. Vabbè, lui suggerisce che dopo 15 qua, forse la mossa migliore poteva essere questa, anziché spingere e chiudere, togliere il cavallo, anche perché sapete benissimo che quando si cominciano ad avere questi tipi di strutture pedonali con i pedoni legati, gli alfieri valgono un po' meno rispetto ai cavalli. I cavalli sono più bravi a saltellare, mentre l'alfiere, una volta chiuso la sua diagonale, praticamente è inservibile. Quindi dice: ok, prima di chiudere mi prendo quel cavallo. Poi chiudo, H5, D5, ok. Oppure, altra alternativa, dice prima di spingere o mangiare, portare il cavallo qua. Vediamo un po' come. Attenzione, addirittura si apre questa colonna, che però non è una grande idea, perché vedete che viene subito puntata dal bianco con la sua torre e l'alfiere. Vedete che qua il vantaggio è parecchio del bianco. Diciamo che questo tipo di chiusura ermetica in realtà sembra una bella cosa per il nero, ma in realtà non è proprio il massimo diciamo, della situazione. E invece andiamo avanti con quella analizzata. Queste, diciamo, erano delle alternative che lui aveva analizzato su partite giocate in questa situazione. Quindi spostamento della donna in C8, alfiere che va in A5, A4, scusa, B8, ok, H5, G5 ovviamente non apre, chiude, F4. Dice, questa spinta è coerente con la strategia base dell'impianto, cioè il fatto che abbia spostato il cavallo, aveva spinto F3, F4. Ma dice pure concede sempre un po' di controgioco, e il controgioco sarebbe la cattura del pedone, prende quel cavallo, porta l'alfiere a prendere una decisione. In questo caso la decisione non è quella di, ma sì, perché comunque è difeso, ok? Non è quella di prendere, ma è quella di tornare indietro, quindi salvare l'alfiere. E poi gioca a cavallo F6. Andiamo qua.
Ah, ecco, dice che probabilmente cavallo F6 forse era meglio. Questa E5. Dice E5 avrebbe creato complicazioni. La casa E5 finisce nelle mani del nero. Dice che questa mossa era stata buona perché, anche perché la cattura, abbiamo visto che non è molto buona. Vediamo un po' dov'è qua. Dai. Cattura, quindi poi molla il pezzo, ok. Quindi l'eventuale cattura comunque viene presa dal cavallo e quindi poi questa casa diventa di proprietà del nero, non avendo più pedoni che possono scacciare un pezzo qua sopra. Per togliere il pezzo qua sopra ci vuole per forza un altro pezzo, quindi questa casa comunque diventa un avamposto per il nero. Quindi questa spinta era buona perché non poteva essere cambiata e invece vediamo la risposta del bianco, era cavallo in quella casa, cattura, ok, cattura e vedi non prende con l'alfiere per evitare, diciamo, la cattura e l'attacco, ma porta il cavallo qua, ancora il cavallo in questa posizione che a questo punto è splendida perché non può essere cacciato da nessun pezzo, cioè da nessun pedone. E quindi diciamo che la spinta in E5 in questo caso era la migliore, proprio per il motivo che abbiamo visto, perché una volta spinta non poteva essere ripresa, comunque se veniva ripresa questo cavallo trovava un ottimo avamposto. Invece il nero ha messo il suo cavallo qui, boh, forse per attaccare questo, forse per attaccare questo, no, perché comunque c'è la torre, vabbè, l'ha messo qui. E che è successo? È successo che il bianco si è deciso a spingere in D5. Nero ha catturato, ricattura, quindi questo alfiere ha qualche problema e avendo qualche problema l'ha portato su questa diagonale, quindi controllando questa e questa, ok, arrocco lungo del bianco, il cavallo che ha portato qua l'ha portato qui minacciando questo e bianco sviluppa questo alfiere, però secondo me non era A4 ma è D4 secondo me, perché mi sembra strano, infatti ecco, ho fatto io una cosa un po' strana, la D4 che invece è da un vantaggio, ma scusa, sono ubriaco io o cosa? A D4 è tutta un'altra cosa, non è lo bianco, è questo scuro che io sono ubriaco. Ok, adesso ci siamo. A D4 che quindi deve far decidere al nero cosa fare, se catturare oppure trovare un pezzo che lo difenda. Diciamo che il motore, la cosa più sensata che dovrà fare è portare qua questo pezzo. Quindi difendere questo alfiere, quindi non fare il cambio degli alfieri campo scuro per evitare anche magari poi l'ingresso della donna e quindi riportare questo pezzo qua. E qua diciamo era la partita, diciamo, che il maestro ha fatto vedere con E6, che però secondo lui è una delle partite un po' da evitare. Sicuramente l'ha illustrata, ma non mi sembrava fiero di averla illustrata, c'era cioè più un monito per i giocatori di ippopotamo di evitare. Invece nella partita successiva ci fa vedere le mosse che si sarebbero dovute fare invece con un tipo di giocatore del bianco come quello che abbiamo visto adesso. E vediamo di imparare invece questa, quindi D4, B7, C4, C7 e ci siamo. E fin qua abbiamo visto anche prima come funziona. Ovviamente qui ha analizzato non quello che ha fatto a 3 perché non era la partita di prima, perché quello di prima lui ha spinto, quindi ovviamente spinta e
Vedete che qui lui addirittura analizza non più, perché sennò sarebbe stato una specie di doppione, la spinta in B4, ma fa quest'altra opzione. Quindi è un'opzione nuova che è quella di mettere il cavallo già in E7, che è la sua sede, diciamo, dell'ippopotamo classico, diciamo, a difesa di questa. Ovviamente chiude la strada all'alfiere Camposcuro. Ma vediamo come va avanti, perché lui lo mette anche, ok, perfetto. Sviluppo della E6, D6, classico sviluppo del bianco bravo. Cavalli qua, bene, qui due pedoni davanti, che qui siamo nel classico ippopotamo. Addirittura qui alla quinta mossa, quando ha fatto D6, ha detto che scrive che anche CF5, cioè F5, comunque non è male. Non è male perché comunque obbliga il bianco a prendere delle decisioni di un certo tipo, e quindi puoi utilizzare il pedone F comunque magari per togliere uno dei pedoni centrali. Quindi la mossa D6 che lui utilizza, vediamo se la prende, sta D6, diciamo l'analizza, ma in realtà anche F5 non era sbagliata. Vabbè, andiamo avanti, questo, ok, ci siamo arrivati. Ecco, sviluppo del cavallo, questa posizione per far venire F4. Questo A4 che sembra inutile, in realtà abbiamo visto che è sempre utile per togliere questa casa al cavallo o eventualmente all'alfiere in caso di spinta. La donna in batteria con l'alfiere, però vedete che in questo caso, non avendo fatto il secondo fianchetto, praticamente è quasi inutile fare una mossa di questo tipo. E qui vedete, non si prende cura del suo alfiere Camposcuro, della parte, diciamo, dell'ippopotamo parte, diciamo, sotto diciamo, della parte del re, ma decide già di rompere il fronte, cioè C7 G5 proprio per rompere il centro del nero. Vedete che il nero in realtà decide di non tanto portare un F4, perché magari F4 sarebbe stato anche sbagliato, forse, vediamo un po' se F4 andava bene. No, F4 sarebbe stata anche giusta. Anche questo sarebbe da analizzare, perché lui mette F3. In realtà F4, CC, cavallo, F5, D4, questo sarebbe da analizzare. Poi magari la vediamo, visto che è l'ultima partita, la analizziamo dopo. Quindi C5, lui fa F3, presa, ok, e la donna in C7. Allora, nelle notte dopo C5 dice: anticipare la spinta siciliana restringe le opzioni del bianco perché non ha tempo per proseguire il suo setup. Nota che non esserti compromesso con H4 o G4 gioca a tuo favore, quel discorso che facevo prima, il fatto che comunque non avendo aperto dalla parte del re ha risparmiato due tempi minimo e dà la possibilità comunque di contrattaccare contro il centro del bianco. Ah, ecco, F3, ok, poi dice D5, invece porta la Benoni o la vecchia indiana, tua scelta, ok. Quando lui ha fatto B3, di qua, scusa, F3, se avesse spinto invece in D5, quindi qui, il nero ha potuto scegliere se o chiudere, quindi vecchia indiana, o prendere e fare una Benoni. Invece il bianco ha spinto in F3, come abbiamo detto, presa, donna che punta su questo pedone e difende questo arrocco,
e adesso decide di aprire invece fianchetto, quindi per dare aria e spazio a questo alfiere che era rimasto chiuso dal cavallo e anche da questo pedone, decide di fianchettare. Vede che nel frattempo il bianco ha spinto in F4, F5, e per F5 prende, arrocco. E qui ho provato anche a vedere se c'erano delle conseguenze di un certo tipo di questo pedone nel mangiare. In realtà, se avesse spinto, beh, c'era questo cavallo che era comunque difeso poi da questo alfiere. In caso invece avesse preso con questo pedone, è meglio prendere con H, vedete? Anziché aprire così e così, così o quello che è, dice che la cosa migliore è utilizzare H. Questa è già un po' una sorpresa, normalmente magari si tende ad aprire, invece H dice che è il migliore. Questo sempre sulla spinta. E aspetta, qua però mi sono un po' perso con tutti i meandri di queste mosse, quindi sì, aveva aperto il fianchetto. Vediamo un po' dove ero rimasto con C7, arrocco e ecco, io ho fatto C6. In realtà lui dice anche che non è sbagliata G6, ma io G6 ho visto che il motore me la boccia abbastanza nettamente. Infatti c'è che perde parecchio. Lui la mette, che dice che è uguale, ma in realtà non mi sembrava che fosse proprio il massimo. Vediamo un po' dopo questa mossa, lui, il motore, che cosa ci dice che è meglio fare, così per curiosità. Addirittura un cavallo, no, G6 dice che un G6 o un cavallo G8 addirittura, una cosa del genere. Vabbè, qui sarebbe da approfondire questa mossa. Comunque G6 non era sbagliata. E vediamo un po' se c'ho qualcos'altro. Ah, qua questa cosa qui. Vediamo un po' cosa avevo fatto. No, qui era. Questa qua l'abbiamo vista prima. Ok, sì, questa l'abbiamo vista prima. Bene. Questa l'abbiamo vista prima. Qui cosa abbiamo visto? Ecco, questa è un'altra cosa, forse. Che la spinta. Ah, sì, dopo c'era la spinta in D5. Ecco, dopo che il bianco ha giocato la torre in D1, il nero ha risposto con questa mossa che sembra un po' così, cioè va a mettere l'unico pedone che ha al centro, sotto i denti del bianco. In realtà la mossa giusta è B3, mi sembra, giusto? No, non è B3. No, B3 l'ho messa per un altro motivo, perché il motore mi dà come mossa migliore lo spostamento di questo alfiere, che sinceramente poi non volevo anche capirlo, ma non sono riuscito a analizzarlo bene. Vedete che in tutte e tre le mosse comunque mi dice di togliere assolutamente questo alfiere, o perché magari la donna deve difendere sto cavallo. Però non fatto sta che ho detto, vabbè, se proviamo a fare una mossa del tipo B3, che quindi va a difendere questo pedone in caso di cattura, vediamo che, allora qui è in caso di presa, ok, allora qui ho fatto il discorso in caso di presa, cioè spinta, il bianco dice ok, sai che io me lo prendo e prendo, e questo diciamo era la soluzione A, cioè nel senso che quando il nero ha spinto il pedone, se il bianco, anziché spostare questo alfiere, come diciamo che è suggerito dal motore, avesse invece catturato, succedeva questo, praticamente cattura, cattura, presa, presa,
poi questo, ok, e quindi praticamente la partita comunque viaggia ancora abbastanza equilibrata. E invece ho fatto una mossa di questo tipo, quindi invece B3, anziché prendere io, mi faccio B3 così difendo questo, e cosa succedeva? Che prendevo con questo, riprendevo con questo e AD8, quindi qua BF2, vabbè, però non. La partita comunque va avanti lo stesso, nel senso che sì, il giro vantaggio del nero, ma in realtà pensavo ci fosse qualcosa di più strano. Perché? Perché ho visto che il motore per forza mi voleva far liberare questa casa da questo alfiere, tant'è che era disposto a metterlo o in E2, in C2 o in B1 o in E2. Quindi qui non lo voleva assolutamente, pensavo ci fosse qualche gioco strano per cui poi si perdesse sto cavallo magari, perché essendoci in mezzo all'alfiere non veniva più difeso 2 volte, però in questo caso ha difeso quello mentre c'era un altro pezzo, non lo so. Vabbè. Allora, con questo, l'unica cosa che avevo detto prima, se non mi sono già dimenticato, era che volevo analizzare che cosa. Ah, sì, questa mossa qua. Questa mossa qua la volevo analizzare, questo F4, e capire con un F4 cosa succedeva. Vediamo un po' se il motore finisce di ragionare. E quindi o F5 sparato in faccia, e a quel punto il bianco deve per forza arroccare, e il nero cosa fa? Gioca o il D o il C6 o il cavallo F6, diciamo che sono queste le due mosse. Ma sì, se la sta giocando, insomma, le due mosse sono o la o G6 a protezione di questo. Proviamo a fare, allora vediamo un po' se, no, ha detto la donna in cioè, addirittura questa è la migliore secondo lui. Allora, se fa questa, cavallo lì, e poi G6, D5, prende e prende, ok. Quindi se fa così, dice che si fa così, poi si fa così, 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 ovviamente così. E C5, ok, e arrocco lungo. Anche perché qui poi c'è questa e B8, andrei B8 qua. Vabbè, la partita sarebbe da, diciamo, da analizzare meglio. Comunque anche diciamo che F4, F5, qui siamo rimasti a questa, e l'altra è subito prendere, prendi e poi fai così, quindi vai a minacciare questo. Questo cosa fa? Non prende ma spinge. Questo prende e tira via questo. Questo ovviamente prende qua. E qui cavallo E5 va qui. Attacca questo e questo fa così e vai, poi la partita va, mi sa che va avanti. C'è sempre un punto di vantaggio, però diciamo è tutta da vedere questa.
Vabbè, diciamo che per quanto riguarda questo capitolo, questo argomento, beh, ci sarebbero un paio di partite da vedere, ma penso che sia più che sufficiente, diciamo, aver visto quello che è l'argomento di questo video, insomma, cioè la difesa dell'ippopotamo, che poi, diciamo che in questo caso nel centro esteso di Trepedoni, lato di donna, non è forse il più indicato da essere giocato. Diciamo che è una delle poche aperture del bianco per cui l'ippopotamo vero e proprio è meno indicato. E niente, quindi con questo appuntamento ho finito il capitolo dedicato ai centri del bianco estesi da due trepedoni, e come dicevo, il prossimo video sarà invece tutto particolare, perché dice errori da evitare. Dice, in questa sezione riporta le cose peggiori che possano capitare al nero se sbaglia qualcosa di grave tatticamente o strategicamente. Quindi penso che sia un capitolo che sarà molto importante da capire, soprattutto per quelli come me che hanno un livello molto basso, e a parte i blunder, diciamo, classici che si fanno da giocatori inesperti, vediamo anche buoni giocatori che magari hanno toppato, anche perché vedo che comunque non sono giocatori scarsissimi, magari sono partite di giocatori anche abbastanza buoni, e quindi vediamo un po' gli errori che hanno combinato e se ci riconosciamo in essi o cerchiamo di evitarli. Quindi con questo diciamo che chiudiamo la parentesi approfondimenti nei centri. Adesso non so se Raver è ancora online. Mi dispiace per lui non averlo, diciamo, calcolato, però come vedi ho fatto questo video, e questo andrà a finire su YouTube con la playlist che ho già, diciamo, in rete. Se c'è lo saluto, gli dico che lo aspetto, siamo su chess.com, altrimenti lo ringrazio di essere passato da queste parti, e ovviamente ringrazio quelli che avranno la pazienza di seguire qua e magari venire a trovarmi barra c su chess.com nel club Hippo 2.0. Con questo chiudo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!